vedete a valle dell'opera di presa, quella specie di scacchiera, è un bacino di dissipazione che è realizzato non mediante controbriglia, ma mediante una platea con appunto a forma di scacchiera. Quelle che vedete sono delle vasche, quegli elementi della scacchiera sono delle vasche di acqua ferma, quindi l'acqua che in piena se ne va oltre la briglia, poi atterra dentro a queste vasche dove trova dell'acqua ferma e qui viene favorita la dissipazione dell'energia. È uno schema che viene trovato abbastanza spesso in opere costruite negli anni, la seconda metà del secolo scorso, trovate spesso questi schemi a scacchiera che consentono una dissipazione molto efficace. Il problema è che sono abbastanza vulnerabili se ci sono dei massi che riescono a passare la briglia, dopo poi questi massi possono danneggiare quei muri di cemento armato che costituiscono per la scacchiera. Bene, ecco. L'ultima cosa che vi dico sul corpo della traversa, io mi sono soffermato sulle traverse fisse. Tenete presente che esistono anche traverse mobili. Le traverse mobili hanno di norma le soglie di presa che sono sempre poste a una quota fissa, però sono presidiate tutte le soglie di sfioro da delle paratoie, compresa il cannone, compresa la soglia principale, e tramite queste paratoie si riesce a regolare il livello dell'acqua a monte. Ecco, la soglia fissa non consente una regolazione del livello dell'acqua a monte, la traversa fissa. La traversa mobile invece vi consente una regolazione del livello dell'acqua a monte. E le vedete descritte in questa dispensa, che adesso sulla quale io non mi soffermo. E partendo dall'inizio sostanzialmente di questa dispensa, vedete che traverse fluviali si parla immediatamente di traverse fisse e traverse mobili. Eccolo qua, traverse mobili e traverse fisse. E poi vedete anche degli schemi di traverse mobili. Allora, questa che vedete qui è una foto che trovate su internet, è la traversa della Miorina sul Lago Maggiore, è la traversa mobile che consente la regolazione del livello del Lago Maggiore. Il Lago Maggiore, come tutti i laghi prealpini, i grandi laghi prealpini italiani, ha livello regolato, e il livello è regolato tramite questa traversa. Come viene regolato? Vedete quelle paratoie che sono sfalsate tra di loro? Quelle possono essere completamente abbattute oppure possono essere rialzate completamente, mettendole una di fianco all'altra, e in quel modo si crea una soglia di sfioro alta. Se invece vengono sfalsate, come vedete in questa foto, chiaramente l'acqua può infilarsi tra una paratoia e l'altra, e quindi si ottiene l'effetto di una soglia di sfioro più bassa. Ecco, questo è un esempio tipico di traversa mobile. Poi c'è la U, toccare un ponte per alzare e abbassare le paratoie, proprio perché tramite la manovra di queste paratoie, che sono completamente abbattibili, si riesce a creare una soglia di sfioro a livello variabile. Bene. Poi trovate, ecco qua degli esempi, quindi questa è una traversa mobile sul fiume Danubio, ripeto, qui tra l'altro ci sono anche le conche di navigazione, vedete là in alto c'è la conca di navigazione, non mi soffermo nei dettagli, la conca di navigazione sono quelle vasche dove il livello dell'acqua può essere alzato dal passato per assumere il livello corrispondente al livello del fiume a monte a valle della traversa. Quindi prima si mette nella conca di navigazione il livello pari al livello di monte, la nave entra e poi si abbassa il livello dell'acqua, la nave si abbassa fino a raggiungere il livello di valle, la nave esce. E tutto viene regolato con un sistema di paratoie che si aprono e si chiudono. Ecco, e anche la soglia principale della traversa, quella indicata con il numero 4, è presidiata da paratoie, alzandole o abbassandole si riesce a regolare il livello dell'acqua a monte. Ecco, poi ci deve essere un altro esempio di altra soglia sul Danubio, questa chiaramente è rovesciata, aspettate che ve la giro. Ecco, questo è del tutto simile, ci sono le conche di navigazione che direi che sono da 2 alla 4, vediamo un po', no, la 1, ah sì, no, perfetto,
sono queste piccole qua, la 1 e la 5, qui è una bocca di navigazione, chiaramente le misure, qui stiamo parlando del Danubio, quindi la larghezza di questa traversa è una larghezza molto ampia, dell'ordine di grandezza c'è scritto lì 400 metri, quindi capite che diciamo, si tratta di un'opera che ha una larghezza molto elevata, le ponti di navigazione spariscono, però in realtà sono abbastanza grandi. Queste traverse hanno spesso delle centrali idroelettriche che le servono, perché trattando con portate così elevate è chiaramente possibile produrre energia elettrica in abbondanza. Bene, direi che vi ho detto tutto. Ecco, però la prossima ora vi dirò invece velocemente di un aspetto, velocemente non perché non voglio andare nei dettagli, più che altro perché questo aspetto, che è quello delle scale di risalita dei pesci, è un aspetto che non vi tratto, voglio trattarvi dal punto di vista qualitativo per darvi un'informazione su quali sono le tipologie e soprattutto qual è la funzione di queste opere che oggi sono obbligatorie. Non sono state obbligatorie fino a una quindicina di anni fa, adesso è obbligatorio nel momento in cui si costruiscono delle traverse realizzare anche la scala di risalita dei pesci. È obbligatorio realizzare anche quando si interviene su opere esistenti. Ecco, questo è un problema tuttora aperto perché, nonostante i numerosi sforzi progettuali che sono stati fatti negli ultimi 15 anni, il pesce non ha nessuna voglia di risalire lungo la scala e quindi ci sono pochissimi esempi di scale funzionanti. Per cui adesso ci si trova in una situazione paradossale, tale per cui la regione le chiede, però loro sono i primi ad essere convinti che non funzionano. E quindi il progettista si trova veramente in una situazione, ripeto, paradossale, perché è un problema che a mio avviso può essere risolto solo in un modo, facendo dei ripopolamenti a monte e a valle. Ecco, questo è un aspetto che anche la regione sta cominciando a prendere seriamente in considerazione, ovvero invece di costruire una scala per permettere la risalita del pesce che non funziona, e quindi di fatto il fiume rimane sezionato in parti che dal punto di vista della fauna ittica non comunicano tra di loro, ecco, la regione si sta convincendo che è molto meglio fare dei ripopolamenti del stesso tipo di specie, magari anche prelevandole a valle e ributtandole a monte, piuttosto, perché questo siamo certi che è un provvedimento che funziona, piuttosto che invece prevedere di realizzare delle scale che sono anche molto belle da vedere, danno l'idea che uno ci ha pensato, si è posto il problema, ma poi non funzionano. E di fatto, guardate, è una situazione che io non, in zona non conosco nessun esempio di scala che funzioni. Ecco, per questo motivo io non le tratto nel dettaglio, non voglio parlare della loro progettazione perché ritengo che sia un argomento dal futuro alquanto incerto, però voglio comunque darvi un minimo di informazione su quali sono le tipologie di scale in modo che almeno le possiate riconoscere. E questo lo vediamo nella prossima ora, mediante la quale con la teoria poi chiudo. Bene, pausa.